Il territorio teramano con gli ultimi eventi sismici ha mostrato tutta la sua fragilità. 5.280 sfollati su 5.450 totali in Abruzzo. 3.081 edifici privati inagibili su 3.850, 150 scuole evacuate in provincia su 190 complessive in regione. A farne le spese sono soprattutto le aree interne e un dibattito sulla ricostruzione si è aperto all'Università di Teramo durante un convegno organizzato dalla CGIL provinciale e dalla CGIL nazionale. Il fine è quello di realizzare una piattaforma comune con altre regioni che hanno vissuto la stessa drammatica situazione. Oggi noi quello che vogliamo porre. Il problema è che bisogna uscire dalla continua emergenza con una programmazione che il territorio deve mettere in campo. Come farla questa cosa? Non la facciamo in maniera automatica, non siamo velleitari, ma pensiamo che comunque dobbiamo cominciare a porre il problema e per esempio sui diversi temi, le zone interne, la ricostruzione, l'industria di questo territorio, il turismo, i servizi, fare dei specifici tavoli. Oggi noi avanziamo delle proposte per quanto riguarda almeno il territorio teramano. I comuni ancora non riescono a pagare le aziende per quanto riguarda lo spazzamento neve del mese di gennaio. Riparte la ricostruzione nelle aree interne? La ricostruzione nelle aree interne riparte perché c'è una normativa, ci sono risorse a disposizione per ricostruire ciò che è stato danneggiato. Quello che non riparte è un nuovo sistema delle aree interne. Quando diciamo fragilità del territorio significa non solo fragilità delle infrastrutture ma fragilità di un sistema che è stato smantellato nel corso del tempo. Quei presidi che una volta c'erano nei piccoli paesi, nelle aree di montagna, oggi non ci sono più e non sono stati sostituiti da altri sistemi. E su questo dobbiamo un attimo appunto ragionare meglio e quindi in materia sia di infrastrutture ma anche di presidi pubblici o comunque di salvaguardia pubblica che per esempio in caso di emergenza possono funzionare tranquillamente.